Sapete cosa state guardando? Questa macchina sta producendo uno pneumatico e, procedendo dall'interno verso l'esterno, inserisce gli elementi in tessuto, le cinture in acciaio, i talloni, la tela, il battistrada e altri componenti. E il risultato che si ottiene è un prodotto ed è il semilavorato che prende il nome di pneumatico crudo. Si passa quindi al processo di vulcanizzazione all'interno di stampi incandescenti, dove vengono compressi tutti i componenti, conferendo allo pneumatico la forma definitiva, inclusi il disegno del battistrada e le diciture del produttore sulle pareti laterali. Prima di essere ritenuto pronto per la consegna e la vendita, ogni pneumatico viene ispezionato attentamente da personale qualificato, con l'ausilio di macchine appositamente progettate per rilevare anche i minimi difetti o imperfezioni. D'altronde ne vale la sicurezza di tutti. E dopo tutto, anche questa è ingegneria.